Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, la vigilia della Coppa Bernocchi è l'occasione per parlare anche di piste ciclabili e di tutto ciò che circonda il mondo del ciclismo. Direi che la platea oggi era particolarmente attenta perché erano diversi gli amministratori comunali presenti e da quello che si è sentito c'è simbiosi tra di voi, c'è un progetto comune. Assolutamente, il progetto comune che stiamo cercando anche di sviluppare, cercando ovviamente di infilare il territorio dell'Alto Milanese anche un po' nel flusso di finanziamenti legati a PNRR, quindi Recovery Fund per capirci e non solo, ma soprattutto la cosa che è emersa molto bene credo anche oggi è un intento comune di lavorare sul mettere in rete. Oggi abbiamo un sistema di ciclabilità, di mobilità sostenibile che è basato su tronconi, su pezzetti sparsi che dobbiamo riuscire a riconnettere per rendere appunto, per creare un sistema che sia percorribile non solo a scopi diciamo turistici ma anche veramente nella quotidianità. Stiamo lavorando per esempio noi a Legnano col tema della ciclopolitana proprio come infrastruttura nella città che è un po' il cuore di una città più larga di 150.000 abitanti, perché la ciclopolitana deve diventare quell'insieme di linee che arrivando al confine di Legnano permettano poi di collegarsi con chi? Le prime linee che abbiamo già approvato e sulle quali lavoreremo sono la 1 e la 3 che porteranno dall'ospedale verso Rescaldina, per cui ci ricollegheremo con una pista ciclabile transcomunale già esistente, ma poi con quelle che andranno da nord a sud ci ricollegheremo con Castellanza, San Giorgio, San Vittore, Cerro Maggiore e quindi andremo di fatto a creare davvero una rete che permetterà anche ai comuni dell'Interland di arrivare su Legnano. Di arrivare su Legnano perché? Perché ha degli attrattori che evidentemente sono importanti. Penso a uno su tutti, quello del mondo delle scuole oltre che dello sport. Nei vostri interventi c'è stato anche un accenno al turismo. Un po' l'attrattivo potrebbe essere unire queste ciclabili in modo tale da percorrere un percorso appunto che possa unire un percorso che vede protagonisti il santuario di Saronno piuttosto che la chiesa di San Magno piuttosto che altre realtà artistiche della zona. Anche questo credo che sia un discorso molto interessante. Assolutamente, partiamo dal fatto che siamo qui nella cornice del nostro castello appunto, che è al centro per esempio di sicuramente un itinerario importante che diventerà ancora più importante con le linee che realizzeremo appunto della ciclopolitana. Ma soprattutto siamo in un territorio veramente tra un'area come quella di Malpensa, un'area come l'ex area Expo dove sorgerà il Mind, Milano Innovation District, siamo vicino a Milano, siamo in un'area che si presta anche ad attrarre un turismo che arriva da fuori, ma un turismo che arriva anche da Milano, che può agevolmente diciamo fare un percorso che gira tra cultura, storia industriale. Brevemente, e domani la Bernocchi. E domani la Bernocchi, buona Bernocchi a tutti, sappiamo che ci sarà qualche disagio, ma sarà un momento fondamentale, importantissimo, quest'anno gara di livello internazionale e quindi godiamocela, andiamo a piedi o in bici a vedere la Coppa Bernocchi. Grazie Lorenzo.